Buongiorno amici, buongiorno a tutti voi che seguite il mio canale. Oggi sono in viaggio con la mia compagna, stiamo andando in Italia. Avrei voluto fare un inizio migliore per il video e non in un'area di servizio sull'autostrada dove ci sono i vici pubblici. Quindi siamo diretti in Italia, dalla Francia stiamo passando per la Svizzera. E quindi dopo questa fermata nell'area di sosta per approfittare per andare in bagno, tireremo dritti, andremo per Sion, Brig e poi prenderemo il Col del Sempione, il Simplon Pass o il Simplon per i francofoni e andremo in Italia. Poi vi farò vedere anche la dogana italiana, ne vedremo di belle. A dopo! Area di sosta completamente gratuita, questi qua sono i tavoli da picnic, guardate, tutto in sasso, molto bello, molto originale la cosa. Bellissimo, sotto una bella pianta al fresco. Allora, in questo momento ci troviamo al Sempione, quindi sul Col du Simplon, come lo chiamano in francese anche, o Simplon Pass. Alle mie spalle c'è l'Aquila, la famosa Aquila del Sempione, ma adesso per motivi tecnici non potrò salire perché siamo di fretta, dobbiamo mangiare e andare in Italia. In un secondo momento, quando ci sarà il tempo, magari la prossima volta che scenderemo in Italia, vi farò vedere il Sempione, ma avevo già pubblicato un video sul canale, un video del 2020, che magari ve lo metterò nell'elenco in alto a destra, nelle tendine. E adesso vi faccio vedere qualche immagine e poi andiamo a mangiare, che dobbiamo veramente scappare, perché sennò è tardi. Qui siamo alla dogana di Paglino e di là c'è Gondo in Canton Vallese. Questa qui è la dogana, praticamente guardate qua. Adesso vi faccio vedere una cosa molto molto particolare di questa dogana che praticamente adesso facciamo passare i motociclisti. Praticamente qui è come se ci fosse una linea immaginaria per separare i due paesi dove c'è il mio piede. Ad esempio, qui siamo in Italia e qui siamo in Svizzera. Dalla parte italiana di questa dogana, come potete vedere, guardate la situazione com'è disastrosa. Cioè, proprio in uno stato di degrado assoluto. Qui c'è proprio il cartello che arrivi in Italia. Quando una persona dalla Svizzera si reca in Italia e devi passare per la dogana, praticamente questa è la situazione.
Cioè, vi trovate la strada con le buche rattoppata proprio all'italiana, guardate che schifo. Qui siamo a Paglino, Paglino, comune di Trasquera, quindi a qualche chilometro da Domodossola. Cioè, guardate. Cioè, io non so più cosa dire, cioè, veramente, come si fa? Cioè, e di là c'è la Svizzera, Una roba veramente allucinante, guardate che schifo. A parte questo schifo, qua c'è un po' di pietre, poi lì non so, a parte qualche erbaccia, c'è del materiale che da non so da quanti anni che è buttato lì così alla cavolo di cane. Cioè, proprio uno stato di degrado assoluto, ci tenevo a farvelo vedere perché magari molti di voi non conoscono la zona, non ci sono mai stati, però. Non è un bel benvenuto, scusatemi, per chi entra in Italia, appunto dalla Svizzera. Cioè, da qui iniziano le strade con le buche, quindi, cioè, si capisce che si entra in Italia.